Si riparte, comincia un nuovo anno del nostro programma Regionando. Ci siamo lasciati 2 settimane fa parlando dell'ultima decisione del Consiglio regionale, l'approvazione della manovra finanziaria di bilancio, e anticipando alcuni dei temi chiave già in questo avvio del 2024: il lavoro, la sanità, le infrastrutture, le politiche per lo sviluppo e quelle sociali. Una priorità però, dopo quello che è accaduto ai primi di novembre, è dare risposte concrete a famiglie e imprese colpite dall'alluvione. L'ultima legge regionale del 2023 stanzia per questo 37 milioni e, come vi abbiamo raccontato, è stata votata da tutti. Ci sono però anche alcune iniziative che richiamano l'attenzione su quel disastro, come il grande concerto di alcuni giorni fa. Un altro sguardo oggi è rivolto all'Europa, perché l'11 gennaio, nel secondo anniversario della morte di Davide Sassoli, sono state assegnate le borse di studio intitolate a lui, con il tema l'Europa e i territori. Le hanno ricevute alcuni allievi delle università toscane per le loro tesi di laurea. Per gli amanti del calcio, quello campione del mondo, c'è stata anche una bella cerimonia. In trasferta a Livorno è stato conferito il gonfalone d'argento, il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, a Giorgio Chiellini, per essere un esempio e un modello per i più giovani che si avvicinano al mondo del calcio. Hanno ricominciato a lavorare le commissioni in vista delle prossime sedute del Consiglio. Tanti gli argomenti trattati. Segnaliamo che è stato ratificato anche formalmente il no alla fusione tra i comuni di Peccioli e Laiatico, dopo il referendum di dicembre. Approvata a notte fonda, poco prima di Natale, la legge che stanzia nuove risorse per famiglie e imprese colpite dall'alluvione forse è passata un po' in secondo piano. Nel complesso, come sanno i nostri telespettatori, i fondi nuovi ammontano a 37 milioni, 25 per le famiglie e 12 per le imprese. Un intervento non risolutivo, chiaramente, sul quale però c'è stata la convergenza di tutti i consiglieri. Per le famiglie il contributo sarà di 3.000 euro ed è cumulabile con i rimborsi nazionali. Per le imprese, quelle extra-agricole, una parte dei fondi andranno ad abbattere i costi dei finanziamenti, un'altra parte all'acquisto di beni danneggiati o, nel caso del commercio ambulante, a ristorare i mancati mercati sui suoli pubblici a causa dell'alluvione. Per ottenere queste risorse, naturalmente, occorre registrarsi e documentare i danni subiti sul portale predisposto dalla Regione. C'è ancora qualche giorno di tempo. Mentre la politica e le istituzioni provano dunque a dare qualche risposta dopo il disastro del 2 novembre, si moltiplicano le iniziative pubbliche. Una in particolare ha coniugato solidarietà, musica e spettacolo. L'evento Toscana in France, ripartiamo, al Toscani Hall di Firenze è stato un successo. L'obiettivo era quello di sostenere la gente colpita dall'alluvione del 2 novembre, di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di garantire al più presto risorse e possibilità di ripresa, di far sentire meno sole le vittime di quel disastro a suon di musica. Se ti diranno sei finito, non ci devi credere. Finché non suona la campana, tu vai. I promotori dell'evento sono stati Fiorella Mannoia, Piero Pelù e Stefano Massini. Beh, è una grandissima serata stasera. Paola, Gianni e tantissimi altri sono qua con noi a cercare di ricordare quello che è successo il 2 di novembre. Ci sono ancora centinaia di famiglie che sono senza casa, ricordiamolo. Ci sono milioni e milioni di danni, ci sono aziende completamente distrutte. Il 68% del territorio è stato completamente stravolto. Io, come sapete, ci abito, quindi sono stato testimone oculare di quello che è successo. E stasera siamo qua per ricordare, perché oggi si dimentica tutto con estrema facilità. Non capisci che ci ucciderà questo nostro esistere a metà, che la casa è l'unico da cambiare. Anche il Consiglio regionale ha collaborato direttamente alla realizzazione, alla buona riuscita di questo evento. Abbiamo deciso di fare la nostra parte, di mettere alcune risorse che erano destinate ad un evento della Festa della Toscana, perché oggi questa è un po' un modo in cui noi vogliamo dare un piccolo contributo per tutte quelle donne, quegli uomini che hanno perso tutto. Serve l'impegno di tutte le istituzioni. Ovunque quello che viene chiesto è quello che voi state facendo stasera. Alzate la voce. Perché per poter ottenere
almeno quello che consente di ripartire, e poi a poco i ristori. Abbiamo calcolato 2 miliardi e 100 milioni di danni. È necessario un'occasione come stasera. Tra i cantanti che si sono esibiti qui anche Paola Turci e Gianni Morandi. Con Morandi, soprattutto con lui, si è creato dunque un asse con quello che è accaduto dopo l'alluvione in Romagna del maggio scorso. Abbiamo dato la nostra partecipazione anche per quello che è successo in Romagna, abbiamo fatto uno spettacolo quest'estate, però per noi è più facile, voglio dire, è un piacere essere qua. Sentirsi anche utile in qualche modo ci fa stare meglio, almeno a me fa stare meglio. Poi l'invito di Stefano non potevo mancare, perché ci ha trasmesso questa voglia di non dimenticare e di ricordarci quello che è successo. E poi c'è gente che ama particolarmente questa terra, ecco. Eh sì. Per cui quelli che ci vivono, tipo noi. Io sono confinante, a 2 chilometri dalla Toscana, Monghidoro. Il mio paese, sì, vero. Vicino sì, alla Futa. Si accendono le luci di lampione e tutta la gente corre a casa, corre davanti alle televisioni. David Sassoli, che era presidente del Parlamento europeo quando morì l'11 gennaio 2022, ha lasciato certo una grande eredità politica. Per la seconda volta il Consiglio regionale ha organizzato un premio per la miglior tesi di laurea, con il tema l'Europa, le regioni e i cittadini. Era rivolto a giovani laureati negli Atenei toscani. Noi abbiamo deciso di dedicare a David Sassoli, un grande toscano, un grande uomo delle istituzioni, il nostro Media Center. Abbiamo voluto ricordarlo con una frase, che è quella con cui nell'ultimo discorso ci ha lasciato un'eredità politica, istituzionale. La speranza siamo noi quando non chiudiamo gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non alziamo muri nei nostri confini, quando lavoriamo per ridurre le disuguaglianze. Penso che l'idea di Europa vada esattamente in questa direzione. Noi abbiamo la necessità di costruire le condizioni perché ci sia più Europa. David Sassoli è sempre più attuale nelle nostre menti, nei nostri cuori, nei nostri ricordi, una figura che nel nostro immaginario rappresenta l'Europa, rappresenta le istituzioni, ed è fondamentale quello che sta facendo il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio di presidenza, perché prova a ricordare con i ragazzi, con i loro lavori, con i loro studi, come si sta nelle istituzioni e come l'Europa può giocare un ruolo fondamentale nella vita dei giovani. L'iniziativa vede coinvolta in primo piano naturalmente anche tutta la Commissione per le politiche europee. È una giornata che unisce elementi diversi, emozioni anche contrastanti, perché c'è il dolore per il ricordo di una scomparsa così rilevante, e al tempo stesso c'è anche la gioia, l'emozione del vedere queste ragazze e questi ragazzi che noi andiamo a premiare, veder anche valorizzato il loro lavoro, guardando soprattutto alle prospettive di un'Europa che deve essere ancora più rafforzata e costruita, partendo proprio dalle idee delle giovani generazioni, che era la cosa alla quale forse teneva di più Davide Sassoli. Siamo riusciti a questo punto a rendere continuo nel tempo, ogni anno una cadenza fissa, questo premio Sassoli, per ricordare un grande europeista e per fare in modo che le nuove generazioni conoscano più che mai l'Europa, che ci dà tanto con non soltanto risorse, perché ultimamente di Europa l'abbiamo vero rivalutata solamente da un punto di vista di risorse, ma ci dà tanto anche di valori. Ed eccoci al momento del premio. La commissione che ha giudicato le tesi, erano 18 in concorso, è stata presieduta da Jacopo Cellini dell'Istituto Universitario Europeo. Ne facevano parte anche Benedetta Baldi dell'Università di Firenze, Edoardo Bressanelli della Scuola Sant'Anna di Pisa, Massimiliano Montini dell'Università di Siena, Manuela Moschella della Scuola Normale Superiore di Pisa, Luca Paladini dell'Università per Stranieri di Siena, Saule Panizza dell'Università di Pisa.
Sono stati presentati lavori da un ampio spettro di prospettive disciplinari, quindi dal diritto alla storia, dalla scienza politica all'architettura. La tesi che ha vinto è una tesi di architettura e che mostrano come gli studi europei abbiano bisogno del concorso di molti saperi per una migliore comprensione anche del nostro presente. E questi lavori hanno affrontato anche tantissimi argomenti diversi sul funzionamento delle istituzioni europee, sul processo della costruzione europea, sulle politiche interne ed esterne dell'Unione, e quindi ci fanno capire anche come l'Unione Europea faccia parte poi del ci sia bisogno di diverse prospettive accademiche per capirne meglio tutte le angolature. Sono tre ex aequo i secondi classificati. Di cosa hanno discusso, cosa hanno approfondito nelle loro tesi? La mia tesi si concentrava sul mercato di scambio delle quote di emissione dell'Unione Europea, quindi su questo mercato in cui le imprese possono scambiare quote di emissioni e quindi progressivamente ridurre l'emissione totale di gas a effetto serra. Io mi sono concentrata in particolare sulla loro natura legale, quindi andando a effettuare una riflessione più ampia su come recentemente i diritti economici dei privati non sono solo uno strumento privato ma anche uno strumento per il raggiungimento di fini pubblici e interessi collettivi. La mia tesi l'ho incentrata sulla conferenza sul futuro dell'Europa, che è stata un'iniziativa, un grande esperimento, diciamo, di democrazia partecipativa organizzata dalle istituzioni europee, alla quale ho avuto la fortuna di partecipare, di assistere da giornalista durante il mio tirocinio a Bruxelles. Quindi ho voluto, insomma, fare una tesi un po' più originale, facendo un'analisi di qualcosa che stava venendo creato in quel momento lì, e quindi mi sono interrogato un po' se esperimenti di questo genere potessero riportare un po' di legittimità democratica all'Unione Europea. La mia tesi si concentra principalmente sullo studio del quadro istituzionale del nuovo meccanismo che coordina gli strumenti già esistenti a livello nazionale sul controllo degli investimenti stranieri. Questo significa che questo nuovo regolamento prevede un meccanismo di condivisione di informazioni che dovrebbe appunto permettere un'adozione più informata delle decisioni a livello nazionale per una migliore protezione della sicurezza nazionale e quindi degli Stati membri e quindi dell'Unione Europea. Il primo premio è andato ad un ex allievo di architettura dell'Università di Firenze. Il mio lavoro di tesi ha voluto sottolineare quelle che sono le mancanze dal punto di vista progettuale degli spazi umanitari, specialmente dopo la crisi dei migranti del 2015. Quello che si voleva sottolineare è che l'architettura non è uno sfondo passivo nella poi qualità della vita, ma che in realtà rispecchia alcune contraddizioni che ci sono tra gli ideali delle politiche, che però non si traducono in delle linee guida utilizzabili per la progettazione di questi spazi. In vista della prossima seduta del Consiglio regionale hanno lavorato le commissioni. La prima ha ratificato il risultato negativo del referendum per la fusione tra Peccioli e Laiatico, comuni dell'Alta Valdera, in provincia di Pisa. Si è votato, come vediamo dalle nostre immagini, il 10 e l'11 dicembre scorsi, e nel comune di Laiatico circa il 68% dei votanti si è espresso contro la fusione. La legge per le fusioni ora va rivista, dicono adesso in molti. Con una proposta di legge del consigliere Stella recepita all'unanimità, la stessa commissione ha previsto la proroga di un anno delle graduatorie per gli operatori sociosanitari OSS. La graduatoria è stata formata nel dicembre 21, a seguito del concorso ESTA, e vi presero parte circa 8.000 candidati. Di questi, 2.600 risultano idonei, ma ad oggi ne sono stati assunti meno del 10%. A proposito di sanità, la terza commissione ha ascoltato il NURSIN, il sindacato delle professioni infermieristiche, in questa che certamente è una fase molto difficile negli ospedali con il picco dell'influenza e ancora molti casi di Covid. Gli infermieri stanno vivendo una situazione drammatica, ha affermato il segretario regionale di NURSIN, Giampaolo Giannoni. A Viareggio, l'8 gennaio, un peschereccio si è insabbiato nel porto, di cui è nata la protesta dei pescatori. Per questo la Commissione Territorio e Ambiente si sposterà lì nei prossimi giorni per analizzare le criticità e prospettare nuove soluzioni.
Ha preso il via, sempre all'interno di questa commissione, il percorso di approfondimento sul documento di programmazione strategica di sistema del Mar Tirreno settentrionale, un atto finalizzato a sottoscrivere l'intesa tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo documento individua gli obiettivi di sviluppo dei porti, gli ambiti portuali, la ripartizione degli ambiti portuali, collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio con i singoli porti. Nella seconda commissione, invece, si è parlato anche di un fatto che ha suscitato scalpore e poteva avere conseguenze molto gravi: la caduta di un albero alle terme di Montecatini nei giorni scorsi. Il Consiglio regionale va in trasferta per premiare un grande campione del nostro calcio, Giorgio Chiellini. La cerimonia si è svolta a Livorno, la città dove lui è cresciuto calcisticamente. Premi in carriera tantissimi, questo legato però alla proprietaria d'origine. Che cosa significa? Ma io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo. In questi anni ho avuto la fortuna anche di comunque vivere tanto in Toscana, non fino ai 20 anni a Livorno, ma anche dopo con Firenze, la nazionale, con tanti amici e colleghi toscani che ho avuto in catena, e quindi ricevere questo premio da parte della regione è sicuramente un onore e un piacere, e spero di rendere orgogliosa questa regione anche in futuro. Ecco, che cosa hai portato della Toscana in giro per il mondo? Io penso che poi in tutte le sfaccettature di noi toscani, che ci reputiamo tanto diversi, in realtà nel resto dell'Italia siamo molto riconoscibili, c'è un'eccellenza in tanti settori, siamo diretti, siamo veri, siamo tosti, e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia e poi chi conosce anche un po' la nostra nazione nel resto del mondo. A consegnare il premio, che è il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, Gonfalone d'argento, è naturalmente il presidente Mazzeo, accompagnato dal sindaco di Livorno, che fa gli onori di casa al Palazzo Civico. In collegamento c'era anche il consigliere regionale di Livorno, Gazzetti. Presidente, perché il Consiglio ha deciso di premiare Giorgio Chiellini? Giorgio Chiellini è un esempio, è un modello fuori e in campo. È stato il capitano della nostra nazionale, ha iniziato a giocare a Livorno, poi a Firenze e infine per tanti anni nella Juventus. È un esempio per tante ragazze e tanti ragazzi che si avvicinano allo sport. È stato un grande campione che ha portato il nome della Toscana in alto in Italia e nel mondo, e alla fine di una carriera così importante, direi unica, con la Coppa alzata a Wembley, e noi abbiamo voluto dargli questo riconoscimento per ringraziarlo e per chiedergli di continuare a portare in alto il nome della Toscana nel mondo. Noi più che volentieri abbiamo deciso di mettere a disposizione i nostri ambienti per una consegna che è di ambito regionale e che dà lustro naturalmente anche alla città di Livorno, perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della nostra Livorno. Quindi direi che lo scenario è quello giusto per vederlo ricevere un premio come questo. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana, parleremo dei lavori del Consiglio e vedremo anche le immagini della premiazione del concorso di comunicazione sociale La Toscana che fa bene. È organizzato dal Corecom e dal CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato Toscano. Proprio al volontariato abbiamo dedicato in queste ultime settimane grande spazio su Telegranducato.